Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Ci troviamo su Dissidia Final Fantasy Opera Omnia versione giapponese perché oggi finalmente è arrivato Braska. Braska che torna, cioè anzi più che torna, Braska che arriva all'interno del gioco in maniera abbastanza prepotente, in cui abbiamo addirittura due banner che per me sono assolutamente perfetti. Perché abbiamo il primo banner, dove abbiamo ovviamente tutto il kit di Braska, compresa ovviamente la Force e l'LD, con la BT di Kane, che ovviamente mi manca, e un altro banner dove addirittura abbiamo sempre tutto il kit di Braska, ma con la BT di Jet. Quindi sono praticamente due BT che mi mancano e che tendenzialmente potrei avere. Tra l'altro abbiamo la free multi in entrambi i banner e abbiamo anche ovviamente il free ticket. Quindi io direi di fare subito il free ticket per ovviamente, ok, per evitare di trovare robe. Facciamo il caricamento per quanto riguarda le armi, perché abbiamo la Force, abbiamo la BT, abbiamo l'LD di Braska e ovviamente tutto il kit di Braska che giustamente mi manca. Qui abbiamo addirittura la BT anche di Jet che mi manca, quindi veramente due banner direi molto molto particolari. Ho 10 ticket da spendere a causa della sub di Yuna, che per l'appunto mi ha dato la sua benedizione per trovare Jet e anzi scusatemi per trovare Braska, e quindi devo spendere, devo pagare effettivamente questi 10 ticket, ma in più abbiamo anche queste free summon. Successivamente pulleremo in live molto molto probabilmente, anche perché il mio obiettivo è la BT di Kane. Questi sono due banner che a me sinceramente fanno molta molta gola, quindi probabilmente pullerò sul banner con la BT di Kane, anche perché Jet va bene che ha preso il livello 90, è stato migliorato eccetera eccetera, ma sicuramente non lo farei verde, quindi diciamo che le mie risorse preferisco buttarle sul banner di Kane, che a differenza comunque di Jet potrei fare sicuramente verde, in quanto il suo effetto mi interessa molto di più. Per cui prima multi all'interno del banner di Braska e Jet, che ovviamente comincia con una bellissima orba azzurra che mi ha dato qualche soddisfazione un po' di tempo fa con Kryl, però ovviamente guardiamo in faccia la realtà e sappiamo benissimo che non è sempre festa, non è sempre festa, e giustamente bisogna in un qualche modo pagare pegno. Va bene le armi di Braska, oh, la ex già di Braska va benissimo, quindi abbiamo preso metà del kit di Braska fondamentalmente, in quanto abbiamo la X e già la 35 dalla prima free multi, che sinceramente parlando non è male. Se qui riuscissi a trovare la Force e l'LD, abbiamo praticamente finito il kit di Braska, per cui non sarebbe affatto male. Niente, altra orb azzurra, vabbè, giustamente uno ci spera, no? Uno ci spera e pensa effettivamente di poter fare sempre il colpaccio, ma ovviamente guardiamo in faccia la realtà, non può essere effettivamente così. Vediamo effettivamente quante armi troviamo. Ex di Jet, vabbè, non mi interessa. Vabbè, la 15. Ok, e la 15 anche di... Beh sì, fondamentalmente abbiamo trovato dalla free quasi tutto il kit di Braska. Abbiamo un ticket in più che lanciamo così a gratis, giusto per lanciarlo. Ok. E adesso i 10 ticket della sub che mi sono arrivati la volta scorsa. E poi invece il resto comunque delle... fondamentalmente delle gemme che andremo a pullare, tendenzialmente le vado a pullare in live, anche se in realtà la tentazione è molto forte. Quindi vediamo, se qualche pullino lo facciamo già adesso, giusto per portarci un po' avanti. È da un po' che effettivamente non utilizzo le gemme, per cui mi fa anche un po' piacere da un lato spendere qualche cosina. Allora, ticket ovviamente non ne utilizziamo,
perché questi 10 ticket erano a parte per una sub che è stata effettuata la volta scorsa. Sapete benissimo che quando un banner, dove ovviamente in un banner in cui mi mancano i personaggi, chiunque faccia la sub all'interno del canale Twitch mi fa spendere 10 ticket sul banner interessato. Quindi in questo caso ho pagato pegno, ma in questo banner che è talmente conveniente pullare, ovviamente non utilizzerò i ticket, ma andrò direttamente con le gemme. Facciamo un paio di pull, giusto per farli insieme, perché mi piace comunque da un lato condividere le pull, e mi piace tra l'altro condividerle prima rispetto a quando effettivamente le faccio in live, perché delle volte qualche utente può essere abbastanza fastidioso, però alla fine ci sta, d'altronde il piacere fondamentalmente del gioco è il pullare, per cui diciamo che in realtà l'unico vero piacere che abbiamo all'interno del gioco è pullare, per cui è normale che chi sfoga il suo, diciamo, sentimento in un modo o nell'altro deve essere compreso, deve essere apprezzato. Quindi altra orba azzurra. Non le voglio skippare le orb quando ovviamente si tratta di gemme, dato che appunto il mio, diciamo, buttare in questo caso le gemme è una scelta abbastanza sofferta da un lato, piacevole da un lato e sofferta dall'altra. Quindi diciamo che ancora orba azzurra. Proprio oggi sta andando maluccio, sta andando maluccio, ma ci sta, ci sta. Ovviamente dopo Kane e dopo Kryl, che giustamente ho avuto la fortuna dalla mia parte, è normale che in un banner io debba in qualche modo pagare pegno, per cui alla fine Braska va benissimo, secondo me. Alla fine è un banner che mi interessa. Ok, siamo 80. Il PD per la Force sarebbe a 400 G-Token. Ok, questo era uno degli obiettivi che volevo avere all'interno del banner. E già va benissimo averla pullata a questo livello. Cioè, quanto ho fatto? 100 G-Token? 100 G-Token per la BT fondamentalmente va benissimo in realtà. Se ci fosse anche la forza e l'LD in mezzo sarebbe top, letteralmente top. Però non ci spero più di tanto, perché già che c'è la burst. Oddio! Ah no, ok. Mi stava venendo un colpo, ho detto non ci credo, la forza e la BT insieme no. Ok, va bene. La burst a 100 BT token. Direi che è andata benissimo. E direi che oltre ad essere andata benissimo, possiamo concludere al momento le pull qui. Per cui siamo a 100 G token. La BT l'abbiamo presa, per cui diciamo che al massimo ci fermeremo con la force a 400 G token, che è comunque un risparmio da parte mia. Però nel frattempo dobbiamo sperare di ottenere almeno l'LD di Braska, dato che fondamentalmente il resto lo abbiamo già tutto. Quindi per il momento è tutto, vi aspetto questa sera in live per continuare ovviamente i pull che avremo in questa occasione con Braska, e quindi avere la possibilità di utilizzare il personaggio di Braska e soprattutto ritrovare il trio di Final Fantasy 10, diciamo 10/0, se vogliamo chiamarlo così, proprio perché potremo giocare insieme addirittura il primo trio che partì all'avventura, così come Yuna fece successivamente con Tidus e Oron stesso, Okimari e Lulu e tutti quanti. Quindi avere Braska, avere Jekt e avere Oron tutti quanti insieme. Quindi sarà una bella esperienza, sicuramente una serata abbastanza divertente e rilassante che avremo il piacere di condividere su Twitch. Per cui
vi invito a joinare lì questa sera a partire dalle ore 21. Detto ciò, vi ringrazio ancora per aver visto il video e ci becchiamo ovviamente sia questa sera, ma soprattutto ci becchiamo alla prossima. Bye bye!